900 anni, trascorsi tra piogge, fulmini e tempeste, chiunque vi abbia vissuto nella gioia o nello sconforto è da tempo scomparso. Un cavaliere s'appressa sotto la pioggia incessante, scrollando il fianco del suo destriero, smarrita dalla strada e teme il buio imminente. Urla la foresta sferzata dal vento, come un bambino grida con una frusta. Cattiva fama la torre in quella regione, nel chiarore lunare della notte vi si aggira lo spettro di un monaco. Felice sembiante. Chiunque abbia incrociato il suo sguardo ha perso ogni vigore e ha desiderato la morte. Senza sgomento né terrore, entra il cavaliere nella torre, tirandosi dietro il suo destriero e chiedendogli scherzosamente: secondo te sarà meglio vedercela con i fantasmi o con il vento e la pioggia dirotto? La sella allenta e le briglie zuppe del cavallo. Il mantello adagia sul pavimento di una sala vi s'adorna e vi si stende sopra. Ergo, di benedir non cessa la memoria di chi quell'edificio così solido ha saputo costruire. Dorme e sogna, finché allo scoccare della mezzanotte lo sveglia il suo destriero, ansimante e premente. Ed ecco che la torre si illumina, le pareti sembrano incendiarsi. A stento il cavaliere tiene a freno il suo cuore, le nari dilata il cavallo, mostrando i denti atterrito, e trema alla vista dello spettro, mentre la criniera si solleva ritta. Ora anche il cavaliere se ne avvede e fa il segno della croce secondo l'antica usanza. Il monaco diede avanti, è impressionante e si lamenta flebilmente, come se il mondo intero muto piangesse in lui. È infelice, oh quanto! Lo osserva il cavaliere impietrito, poi una intensa pietà prende il sopravvento. L'immenso, riservato dolore che pervade la natura, che avverte un cuore straziato, che fiuta la disperazione senza mai raggiungerla. Quel dolore traspare dagli occhi del monaco. Ora piange il cavaliere. Quindi chiede: dimmi, cos'è che ti addolora? Cos'è che tanto ti turba? Alla domanda china il monaco il capo e schiude le labbra smorte. Sta per parlare, quando terrorizzato urla il cavaliere: taci, taci! Poi, mentre fuori inizia ad albeggiare, svanisce il monaco e muove il cavaliere dalla torre. Da allora non emetterà più alcun suono e la sola morte desidererà la sua mente. Rifiuterà il destriero il suo foraggio. Il loro destino è ormai segnato. E quando il sole alla sera scende, i loro cuori battono più intensamente. Il monaco adesso sembra chiamarli da ogni cespuglio. Ogni foglia si lamenta, l'aria intorno è piagata e dolente. Il cavallo, ora, si immerge nelle acque dell'acqua.
chiesa dorate lambiscono la sua imponenza. Io e Enoch, amore a prima vista, anzi, seconda. Enoch Arden, no, non è roba per me, troppo sdolcinato, letteratura da educante. Questa, la prima risposta all'invito a cimentarmi nell'esecuzione del melodico. Poi lo ascolto nell'edizione di Claude Rains e Glenn Gould. Sì, la musica non è poi così male, ma che noia tutte quelle parti recitare. Gran Pigro sto dicendo. Poteva riempire qualche altro pentagramma, no? E poi io sono un cantante, mica un attore. Comunque, l'impedimento più grande è l'argomento. Questi romantici, se la loro penna non fa morire qualcuno, sembra che non sappiano cosa scrivere. Basta con i soliti temi. Amore, lealtà,
tormento. E poi c'è un altro problema, la lingua. Il testo originale di Tennyson è in inglese, sulla partitura c'è anche la traduzione in lingua tedesca, ma l'italiano? Mi documento. No, non mi piace come altri hanno tradotto questa svolta. Io saprei far di meglio. Bella frase, non ho mai tradotto nulla in vita mia, sai che meraviglia. Basta, ho deciso, provo a tradurre e poi vedrò se accettare o meno. Ora sono qui, con la fida pianista, ad eseguire questo brano interessantissimo per musica e per testo. I temi musicali che ricorrono e si intrecciano sono perfettamente aderenti al testo. Geniale poi l'idea di lasciare larghi spazi alla sola parte letteraria, bella e accattivante. C'è il tormento, c'è l'amore, c'è la lealtà. Insomma, un capolavoro. Sabbia gialla, un nugolo di tetti rossi, un porticciolo, una chiesetta in rovina, un lungo sentiero che si inerpica fino a un mulino, in alto una collina grigia disseminata di tombe di soldati danesi. In una conca verdeggia rigoglioso un bosco di noccioli, in autunno meta di improvvisati raccoglitori. Diverse famiglie. Anilini, la bambina più graziosa del mondo. Philip Ray, figlio unico del mugnaio. Pino Hammer, crude figlio di un marinaio, morto d'inverno in un naufragio. Giocavano tra rifiuti e relitti di parte, rotoli di cordame insecchito, reti scurite dal sole, ancore dalle patte arrugginite, barche tirate a riva, e costruivano castelli di sabbia destinati ad essere subito sgretolati dalle onde, cancellati come le loro stesse impronte, lasciate giocando a ricorrere o a saltare la schiuma biancastra delle onde che si infrangevano sulla spiaggia. Sotto la scogliera si apriva una angusta grotta, nella quale i ragazzi giocavano a mettersi su casa. Ino e Philip impersonavano il ruolo del capofamiglia, alternandosi giorno dopo giorno, mentre Annie era sempre la donna di casa. Talvolta, però, Ino teneva la sua carica anche per una intera settimana. «Ecco la mia casa, ed ecco la mia mogliettina», diceva. «Anche la mia!» urlava allora Philip. «Oggi tocca a me!» Litigavano allora, e Ino, il più robusto dei due, ne usciva sempre vincitore. Philip, con le lacrime che copiose gli scorcavano dagli occhi azzurri, diceva: «Ino, ti odio!» Interveniva allora la mogliettina, che piangendo li scongiurava di non litigare per lei, che volentieri sarebbe stata la sposa di entrambi. Thank you.
così trascorse nei giochi la loro infanzia. E quando sperimentarono il fuoco nuovo della vita, i due giovani si ritrovarono entrambi innamorati di quella stessa ragazza. Enoch rivelò il suo amore. Philip invece seppe coltivarlo in segreto. La ragazza sembrava più vicina a Philip, anche se in verità era Enoch che l'amava, benché non ne fosse pienamente consapevole e lo nascondesse agli altri. Fu così che Enoch si prefisse lo scopo, che non perse più di vista, di risparmiare il più possibile per poter acquistare una barca e costruire una casa per anni. E così fece, non solo su quella costa, ma per miglia e miglia non ci fu pescatore più capace, più audace, più avveduto nel pericolo. Così, ancora ventenne, riuscì ad avere una barca tutta sua e costruì una casa per anni, quasi un nido, a metà del sentiero che saliva al mulino. Accadde che in un caldo pomeriggio d'autunno, tutti i ragazzi del villaggio, uniti di contenitori di ogni tipo, si riversarono a raccogliere nocciole nel bosco. Migliore di quella ricevuta da lui e sua moglie. Volontà rinnovata quando, trascorsi 2 anni, nacque un bimbo che fu la gioia di anni, soprattutto quando Enoch era fuori con il mare alto o in viaggio in terraferma. Tutti ormai conoscevano il suo cavallo bianco, i pesci nelle nasse di vimini che sapevano di mare, il suo volto scurito dal sole sofferto per le centinaia di burrasche affrontate e superate. Era noto non solo al mercato, ma anche nei sentieri alberati che si diramavano dal villaggio e fino al tasso con la potatura a forma di pavone, e al leone scolpito nella pietra alla sommità dell'entrata di un castello isolato, dove egli ogni venerdì portava la sua mercanzia. E poiché tutte le cose umane mutano, anche per Enoch qualcosa cambiò. 10 miglia più a nord di quel porticciolo ce n'era un altro più grande. Egli vi si recava via terra o per mare, e là, quel giorno, mentre saliva sull'albero della sua barca, malauguratamente scivolò e cadde. Si ritrovò seriamente infortunato e immobilizzato, proprio nei giorni in cui sua moglie dava alla luce l'altro figlio, che subito si rivelò malaticcio. Un concorrente, approfittando dell'infermità momentanea di Enoch, gli sottrasse i clienti, lasciandolo senza sostegno per la moglie e la famiglia. I dubbi e la tristezza si impossessarono di lui. Come in un incubo notturno vedeva i figli costretti irrimediabilmente alla miseria, e lei, che amava così tanto, ridotta a mendicare, pregò: qualsiasi cosa dovesse accadermi, risparmi, miei cari. In quel mentre, il capitano di un veliero sul quale Enoch aveva lavorato tempo addietro,
venuta a conoscenza della sfortuna accorsa, gli si avvicinò. Conosceva Enoch, ne conosceva il valore, e gli disse che la sua imbarcazione, che avrebbe lasciato il porto a breve alla volta della Cina, necessitava di un astronomo. Cosa avrebbe fatto Enoch? Avrebbe valutato quell'offerta. Tosto accettò, considerando così esaudita in un attimo la sua preghiera. Ora la portata della sua sventura gli sembrava meno grave di una nuvola che oscuri momentaneamente la luce del sole. Ma cosa avrebbero fatto sua moglie e i suoi figli durante la sua assenza? A lungo Enoch meditò su da farsi. Vendere la barca, la sua adorata barca. Quante tempeste avevano affrontato insieme, la conosceva come un cavaliere conosce il suo cavallo. Si risolse infine, sì, l'avrebbe venduta, ricavandone il necessario per garantire ad Annie la possibilità di mettersi una piccola attività di vendita. Ella avrebbe così, lui lontano, affrontato la vita più serenamente. Con questa determinazione, quando rimessi si poteva fare ritorno a casa, trovò la sua Annie pallida, con in braccio il figlio più piccolo, sempre malato. Alla vista di Enoch gli corse incontro con gioia e gli porse il bambino. Lui lo prese tra le braccia, lo accarezzò amorevolmente e lo tastò dappertutto, esaminandone gli arti, valutandone il peso. Soltanto all'indomani, però, trovò la forza per comunicare a Annie i suoi propositi. Fu così che per la prima volta, dal giorno in cui il suo dito si era fregiato della fede d'oro donata da Enoch, Annie si ribellò, non già con forza, ma supplicando e piangendo, baciandolo disperatamente giorno e notte, nella convinzione che nel solo sciagure avrebbe quel danno arrecato. Lo scongiurò, se realmente teneva lei e i bambini, di non partire. Ma egli, non per sé, ma per lei e per i figli, non volle ascoltarla, eppure addolorato, tenne fede al suo proposito. Enoch affrontò il momento dell'addio con brio e determinazione. Ed è il mistero per cui l'elemento divino che è nell'uomo è cosa sola con l'elemento umano che è in Dio, invocò la benedizione per Annie e i suoi figli, qualsiasi cosa fosse a lui accaduta. Disse quindi, Annie, questo viaggio voluto da Dio riporterà il sereno su di noi. Coraggio, Annie, coraggio, prima di partire voglio vederti sorridere. Infine, lei disse, Enoch, tu sei giudizioso, lo so, ma sento che mai più rivedrò il tuo volto. Ebbene, rispose Enoch, io rivedrò il tuo. Annie, il veliero sul quale sto per imbarcarmi passerà qui davanti tra qualche giorno. Per allora procurati un cannocchiale, puntalo su di me e ridi di tutti i tuoi timori. E quando arrivò l'ultimo di quegli ultimi momenti, Annie, piccola mia, sta su, abbi cura dei bambini e bada alla casa finché non sarò tornato. E non temere oltre per me. Affidati a Dio, sarà la tua ancora. Lui ovunque, anche nelle terre più remote, ovunque io andrò, potrò mai allontanarmi da lui. E il mare è suo, è lui che l'ha creato. Enoch abbracciò con forza la moglie addolorata, quindi baciò i figli perplessi. L'ultimo nato, sempre malato e febbricitante, dormiva. Annie stava per tirarlo su, ma Enoch disse, no, non svegliarlo, cosa potrebbe ricordare di questo momento? E lo baciò lasciandolo nella culla. Allora Annie tagliò al piccolo una ciocca di capelli e la porse ad Enoch perché la portasse con sé. Egli quindi prese in fretta il bagaglio, fece un cenno con la mano. E si allontanò.
sbracciava sul ponte, l'attimo il veliero in un lampo svanirono. Lei continuò a guardare finché l'ultimo lembo di vela non fu scomparso. Considerò quell'assenza la stregua di un lutto, apprestandosi a condurre una vita in silenziosa malinconia. La salute del terzo figlio peggiorò, e sebbene Annie lo curasse come solo una madre sa, ancor prima che la donna se ne rendesse conto, quella piccola anima innocente, come uccello che fugge dalla gabbia, ecco, volò via. Certo, si disse, ora potrei cercare di essere di aiuto. In un attimo uscì e, pur esitando davanti alla porta di Annie, bussò. Bussò tre volte e, siccome nessuno veniva ad aprire, entrò nella casa. E la vide là, seduta nel dolore. Era da poco rientrata dal funerale del piccolo. Non voleva vedere nessuno e, piangendo, si voltò verso il muro. Restando in piedi, Philip esordì con voce esitante. Annie, ho un favore da chiederti. Sono qui per parlarti di un desiderio espresso da Enoch, tuo marito. Perché hai intrapreso un viaggio tanto lungo lasciandoti sola? Non certo per vedere mondi lontani per piacere. No, l'ho fatto per poter dare ai tuoi figli un'istruzione maggiore di quanta ne abbiate ricevuta, tu e lui. Ecco, questo è il suo desiderio.
Se dovesse tornare, si rammaricherebbe per i primi anni della loro vita trascorsi così. Ma anche nella tomba sarebbe addolorato nel sapere che i suoi figli sono cresciuti nell'ignoranza. Ci conosciamo da una vita anni. Ti scongiuro, per il bene che serve a tuo marito e ai ragazzi, non rifiutare il mio aiuto. Sono agiato e non sarà necessario. Ma se lo vorrai, se solo tu lo vorrai, Anni, al suo ritorno Inoko potrà rendermi tutto. Lascia che io mandi i tuoi figli a scuola. Ecco, questo è ciò che ti chiedo. Sempre con lo sguardo rivolto al muro, Anni rispose: non riesco a guardarti in viso. Quando sei entrato la sofferenza mi ha sconvolto. Ora è la tua bontà a sconvolgermi. Ma Inoko vive, lo sento, tutto ti restituirà, tutto. Il denaro si può restituire, la tua bontà no. Philip mandò dunque a scuola i ragazzi, acquistando per essi il necessario, come fossero figli suoi. Temendo gli effetti dei pettegolezzi del porto, raramente varcava la soglia di quella casa. Non mancava tuttavia di mandare ogni tanto beni di necessità e qualche regalo ai ragazzi, che stravedevano per lui. Gli correvano incontro per salutarlo e lo chiamavano papà Philip. E quanto più lui guadagnava terreno in quella casa, tanto più Inok ne perdeva. Trascorsero così 10 anni dalla sua partenza. E di lui mai una notizia. Manifestarono il desiderio di unirsi agli altri ragazzi per andare nel bosco a raccogliere nocciole. Anche Anni sarebbe andata. I due giovani chiesero che papà Philip li accompagnasse. Salirono al mulino e lo trovarono bianco, completamente ricoperto di farina, così come un'ape si riempie di polline. Dissero: papà Philip, vieni con noi. Avendogli rifiutato, i ragazzi tentarono, strattonandolo, di trascinarlo fuori, ed egli, ridendo compiaciuto, finì per cedere di buon grado. Così, considerando che in tal modo avrebbe visto anche Anni, prese la via del bosco. Giunti a metà collina, là dove il bosco digradando lascia spazio alla valle, Anni accusò la fatica e disse ansimando: ho bisogno di prendere fiato. Philip fu felice di potersi fermare solo con lei, mentre i giovani, tra grida gioiose, si allontanavano. Sedutosi, rievocò quell'ora buia, vissuta proprio in quel bosco, quando, disperato, aveva cercato rifugio nascondendosi nella vegetazione. Poi, sollevando la testa, disse: senti come sono felici là nel bosco. Dimmi, Anni, sei stanca? Lei non diede risposta. Sei stanca, rincarò Philip. E lei nascose il viso tra le mani. Philip esclamò: il veliero è perduto, irrimediabilmente perduto. Non pensarci più. Perché vuoi ucciderti e fare dei figli due orfani? Non stavo pensando a questo, rispose Anni. Ma anche se non so spiegarmi il perché, le loro voci mi riempiono di tristezza. Allora Philip le si fece più vicino e disse: Anni, c'è una cosa che devo dirti, una cosa che ho nella testa da non so quanto tempo. E oltre ogni speranza, contro ogni possibilità che dopo 10 anni lui possa essere ancora in vita. Ora, lasciami parlare. Mi addolora vederti in miseria e bisognosa di aiuto. Non posso aiutarti quanto avrei nel cuore, a meno che... Si dice che le donne capiscano al volo. Immagino che tu sappia cosa sto cercando di dirti. Ecco,
vorrei che tu divenissi mia moglie. Potrei diventare un buon padre per i tuoi figli, che credo già mi considerino tale. Sono certo di poterli amare come fossero figli miei. Penso che se presto sarai mia moglie, dopo tutti questi anni difficili, tu ed io potremmo ancora mirare a quella felicità che Dio concede ad ogni sua creatura. Rifletti, ci conosciamo da sempre, io ti amo da più tempo di quanto tu possa credere. Rispose teneramente Anna. Sei stato come un angelo per la nostra casa. Dio ti benedica e ti ricompensi con più soddisfazione di quanto io possa fare. Si può amare due volte. Potrò mai amarti come Enoch. Cosa ti aspetti da me? Anche se mi amassi meno di lui, sarei felice. Oh, gridò lei alquanto scossa. Philip, caro, ti chiedo di aspettare ancora un po'. Se Enoch torna... Ma no, non tornerà. Ecco, aspetta ancora un anno. Un anno passa in fretta e allora saprò cosa fare. Ti prego, sappi attendere ancora un poco. Philip rispose, Anna, è una vita che attendo, potrò bene attendere ancora un poco. Ed ella, te lo prometto, è la mia parola, fra un anno. Ed ecco che velocissimo tornò l'autunno e Philip si ripresentò ad Anna, ricordandole la promessa. Già un anno, sobbalzò lei. Sì, fu la risposta, se è vero che le nocciole sono già mature. Vieni fuori a vedere. Anna iniziò allora a chiedere ulteriori rinvii, adducendo scuse poco credibili e mettendo a dura prova la pazienza e la fedeltà di Philip. Chiese dapprima un mese, poi altro tempo, finché dopo che ben 6 mesi furono trascorsi, accadde che Anna, in una notte in cui non riusciva a prendere sonno, pregò ardentemente chiedendo «È veramente morto il mio Enoch?». Avvolta nel buio della notte, con il cuore gonfio di ansia, si levò dal letto e raggiunta una lampada afferrò fulmine al libro sacro. Aprì una pagina a caso e sempre a caso pose un dito su di essa. Il testo così recitava, sotto un albero di palma. Ella non ne colse il significato e richiuso il libro si addormentò esausta.
Quando nacque, quel bimbo seppe dare nuova vita a Dalli, che gioì del suo essere nuovamente madre. Il suo caro Philip adesso era tutto per lei, e quei timori, quelle paure, si dissolsero del tutto. Il naufragio nelle acque del Golfo di Biscaglia, il veliero dell'alternarsi di mare caldo e uragani era giunto in terra vicina. Non altrettanto fortunato fu il ritorno. Inizialmente fu tranquillo. Lo sguardo fisso della polena dalle forme ginomiche si posava sull'acqua appena increspata. Seguirono bonaccia, venti variabili, poi contrari. Infine la burrasca che proiettò il veliero sotto cieli senza luna. Fu allora che il grido «Scogliera!» fu sovrastato dal fragore del naufragio. Soltanto Enoch e due suoi compagni riuscirono a salvarsi, restando per ore aggrappati ai brandelli di scafo. La corrente li spinge sulla spiaggia di un'isola che nella luce dell'alba si rivelò ricca di vegetazione. Ma quella era forse l'isola più sperduta in quel mare sperduto. Per loro fortuna c'era tranquillamente di che vivere, frutti d'ogni specie, noci enormi, radici commestibili e se l'avessero voluta, selvaggina di facile cattura. Costruirono un riparo piuttosto primitivo, con il tetto fatto di palme, dal quale si poteva tenere sotto controllo il mare. Così i tre affrontarono l'estate eterna in quel paradiso di delizia. Il più giovane di loro, poco più che un ragazzo, feritosi in occasione del naufragio, sopravvisse per 5 anni. Alla sua morte, i due superstiti, che mai prima avevano pensato di abbandonarlo, si apprestarono a costruire una rudimentale imbarcazione. Individuato un tronco adatto, il compagno di Enoch si adoperò per bruciarne alla maniera indiana la parte interna, ma il calore della fiamma e un sole inclemente determinarono la solitudine di Enoch. Monti ricchi di vegetazione fino alla cima, praterie e ragune che sembravano essere in contatto con il paradiso, palme slanciate che si ornavano di corone di piume, il passare veloce di insetti ed uccelli, con volvoli lucenti avvinghiati ai tronchi maestosi che scendevano giù a lambire la terra, baglioni e scintilli di luce all'orizzonte. Tutto questo egli vedeva, ma non ciò che volentieri avrebbe visto, un volto umano e benevolo o una voce a lui familiare. Prese l'abitudine di vagare lungo la costa, oppure di starsene a lungo seduto a fissare l'orizzonte nell'attesa di una vela. E giorno dopo giorno, mai una vela. Soltanto il susseguirsi reiterato dell'alba esibiva sprazzi di luce scarlatta fra palme, felci e crepacci. Lampi di fuoco sul mare d'Oriente, lampi di fuoco nel cielo sopra l'isola, lampi di fuoco sul mare d'Occidente, le grandi stelle palpitanti nel cielo e il bramire profondo dell'oceano, poi ancora sprazzi di luce scarlatta. Ma nessuna vela. Spesso Enoch si fermava a guardare, o almeno così sembrava fare, così immobile che le lucertole si posavano sicure su di lui. Era ossessionato da fantasmi che passavano nella sua mente, o ancora lui stesso addormentare, rievocando gli oggetti, persone e luoghi conosciuti come presenti là su quell'isola situata oltre l'equatore.
risalita, il mulino, pioccoli ombreggiati, il tasso a forma di pavone, il castello isolato, il cavallo tante volte montato, la barca oramai venduta, i freddi mattini novembre, le alture coperte di rugiada, le tenue piogge, l'odore delle foglie cadute e il gemito grave delle onde brunastre. Un giorno, alle sue orecchie già affollate da mille rumori, parve di udire in lontananza i festosi rintocchi delle campane provenienti dal villaggio nativo. E senza sapere perché, si alzò fremente e tornava alla realtà di quell'isola bella e odiata al contempo. Il suo cuore provato non si fosse rivolto a colui, essendo ovunque non abbandona chi a lui ricorre. L'uomo sarebbe senz'altro morto di malinconia. Estate e inverni si susseguirono anno dopo anno. Non era sopita ancora la speranza di rivedere i suoi cari e di tornare a calpestare la vecchia terra sicura e sacra, quando il suo destino di solitario ebbe inaspettatamente fine. Accostò un'imbarcazione che aveva perso la rotta a causa di venti contrari. Ne discese parte dell'equipaggio che chiassosamente si diramò in direzioni diverse alla ricerca di un corso d'acqua o di una sorgente. Capelli scarmigliati a barba lunga, così discese l'uomo solitario arso dal sole, dall'aspetto ormai vagamente umano, a malapena vestito, borbottante e bofonchiante, era sembrato demente. Rabbiosamente articolava parole incomprensibili, faceva cenni con le braccia che nessuno riuscì a interpretare. Poté, comunque, guidare quei marinai verso i gangli d'acqua fresca. Poi, ascoltando le loro parole, riuscì con fatica a pronunciare anch'egli qualche frase compiuta. La ciurma, poiché ebbe riempiti d'acqua i barili, fece salire il naufrago a bordo. Dapprima l'equipaggio non credette granché di ciò che gli andava narrando con voce spezzata. Poi fu lo stupore, infine la commozione. Fu rivestito e gli fu offerto di riaccompagnarlo senza alcun compenso fino al luogo natio. Il viaggio fu lento e sfibrante e per uscire dalla solitudine egli si offrì spontaneamente di aiutare la ciurma. Infine, quando l'aria d'Inghilterra lo raggiunse, gli ufficiali dell'equipaggio tutto fecero una colletta e gliela donarono. Quindi, bordeggiando la costa, lo lasciarono in quello stesso porto dal quale, anni addietro, si era allontanato. Là, Enoch non scambiò verbo con alcuno e si diresse verso casa, in un pomeriggio luminoso e soleggiato, seppur freddo, con ogni sorta di castigo presagio nel cuore, senza la certezza di avere ancora una casa. La lunga strada discese lentamente, avendo cura di non far rumore. Concentrato sui suoi passi, raggiunse quel nido che aveva visto l'amore di anni per lui, quel nido che aveva visto nascere, nell'arco di quei 7 anni felici, i suoi figli. Ma nessuna luce li vide, nessun brusio giunse al suo orecchio. Infine, scorse un cartello che indicava la messa in vendita della casa. «È morta», pensò, «è morta per me». Scendendo ancora, giunse al porto e quindi al molo. Lì si ricordò dell'esistenza di una locanda. La trovò, tutta puntellata, i muri scostati, mangiata dai vermi, corrosa dappertutto. Era ancora là. Non c'era più invece il gestore di allora. Lo sostituiva la vedova di lui, Miriam Payne, che vedeva di casco ridursi giorno dopo giorno. Un tempo ritrovo di marinai vissosi, ora luogo tranquillo. La locanda offriva ancora un letto per gente di passaggio. E là, Enoch trascorse nel silenzio molti giorni. Miriam Lane era una brava donna, soltanto un po' pettegola. Così, tra le cronache futili del porto, un giorno si trovò a narrare ad Enoch, proprio a lui, senza immaginare, la storia della sua casa, della morte del bimbo, della povertà crescente di anni, di Philip grazie al quale gli altri 2 figli poterono andare a scuola, il lungo corteggiamento, il sospirato consenso di lei e il conseguente matrimonio con la nascita di un nuovo figlio. Sul volto di Enoch nessuna espressione,
Chiunque avrebbe letto maggior coinvolgimento emotivo nella narratrice che non in lui. Soltanto quando Miriam, terminato il racconto, disse: quel povero Ino, naufrago e morto. Egli, scuotendo la testa, ripeté febbrilmente: naufrago e morto. E ancora, con voce più grave ma smorzata: morto. Ora il desiderio di Enoch era di rivedere il volto di Annie. Ah, potessi vedere ancora una volta il suo viso dolce e saperla felice. Così decise. La casa di Philip si affacciava sulla via. Là, nascosto, vide ciò che avrebbe fatto bene a non vedere mai. Sopra un tavolo tirato lucido, illuminati dalla fiamma del camino, brillavano e scintillavano ricchi serviti e argenterie. Alla destra del focolare riconobbe Filippo, il corteggiatore a suo tempo respinto, e ora più in carne e colorito. Seduto su di lui il figlio avuto da Anni, e accanto, protesa verso di lui, una seconda Anni, soltanto un po' più alta, bionda e slanciata. Alla sinistra del focolare se ne stava lei, Anni, amorevolmente attenta al suo ultimo nato, mentre parlava al figlio più grande, che le era accanto. Alto e forte era, e sorrideva alle parole della madre. E quando redivivo ebbe visto sua moglie, oramai non più sua moglie, e il bambino, non il suo bambino, sulle ginocchia del padre, e tanto calore, tranquillità e felicità, e i suoi due figli cresciuti e così belli, e lui quell'altro al suo posto, signore dei suoi diritti e oggetto dell'amore dei suoi figli. Farò in modo che non sappia.
non le dirò nulla, farò in modo che non sappia. Mai. Non era comunque del tutto insoddisfatto. Lo sostennero la sua determinazione, la salda fede e la continua preghiera. Chiese a Miriam: «E la moglie del mugnaio, quella donna di cui mi hai parlato, non teme che suo marito possa ancora essere vivo?» «Sì, certo», Miriam rispose, «lo teme anche troppo quell'anima infelice. Se voi potesse dirle di averlo visto morto, vivrebbe sicuramente più serena». Enoch pensò: «Quando il Signore vorrà chiamarmi a lei, lei dovrà sapere. Attenderò quell'ora e intanto gli chiederò ogni aiuto e mi metterò a lavorare per vivere». Ma ad un anno dal suo ritorno la salute fu compromessa. Iniziò un graduale indebolimento che dapprima non gli consentì di uscire di casa, per poi costringerlo su una sedia e infine a letto. Serenamente accettò Enoch la malattia. Il naufrago senza più speranza che vede avvicinarsi la scialuppa che lo condurrà in salvo e meno felice di colui che vede appressarsi la morte. E con essa la fine di ogni cosa. Un pensiero nobile lo animò. Quando sarò morto, lei potrà sapere che l'ho amata fino all'ultimo istante. Con vigore chiamò se Miriam Lane e le disse: «Donna, ho un segreto da rivelarti, ma giura sulla Bibbia che non ne parlerai ad alcuno prima che io sia morto». «Morto», urlò la donna, «ma sentitelo! Vi garantisco, signore, che presto guarirete». «Giura sulla Bibbia», fece ancora Enoch con maggior fermezza. E Miriam, leggermente impaurita, giurò. Chiese allora Enoch: «Conoscevi Enoch Arden che abitava qui?» «Che domanda, certo che l'ho conosciuto, anche oggi lo riconoscerei da lontano». «Sì, sì, ricordo, camminava a testa alta, non guardava in faccia a nessuno lui». «Ora», disse Enoch con fare triste, scandendo le sillabe, «la sua testa è china e nessuno guarda in faccia a lui. Sappi che quell'uomo sono io. E sappi che non mi restano che 3 giorni di vita». La donna emise un grido a metà tra l'incredulo e l'isterico. «Voi, Arden, voi! Non è vero, ricordo, era molto più alto di voi!» Enoch aggiunse: «Iddio mi ha curvato fino a ridurmi così. L'angoscia e la solitudine, invece, mi hanno distrutto. Ora siediti e ascoltami». Le narrò del viaggio, del naufragio, del lungo periodo di solitudine, del ritorno di Annie osservata furtivamente, del suo proposito e di come fosse riuscito a rispettarlo. A quelle parole la donna non seppe trattenere le lacrime. Il cuore le diceva di uscire fuori e correre per il villaggio esaltando la figura di Enoch Arden e svelando le sue disavventure. Ma volendo tenere fede al giuramento, si astenne dal proposito e disse soltanto: «Prima di morire dovete rivedere i vostri figli. Andrò io a prenderli, Arden». Allora fece per uscire, mostrandosi ansiosa di agire all'istante. Per un attimo Enoch esitò, ma poi disse: «Donna, lascia che io viva negli ultimi istanti in serenità e fa che io perseveri nel mio proposito fino alla morte. Siedi ancora, ascoltami con attenzione, cerca di intendermi finché avrò la forza di parlare. Ti lascio un compito. Quando la incontrerai, riferiscile che sono morto benedicendola, pregando per lei, amandola fino in fondo. Nonostante gli impedimenti terreni, dille che l'amo ancora come quando per la prima volta ha posato la sua testa sulla mia. Mia figlia, così simile a sua madre.
Benedetta e ho pregato per lei. A mio figlio spiega che sono morto benedicendolo. E a Filippo che soltanto del bene ci ha fatto, dica anche lui ho benedetto. E se i miei figli manifesteranno un desiderio di vedere le mie spoglie, essi che appena mi hanno conosciuto in vita, falli venire. Sono pur sempre il loro padre. Ma lei no, non deve vedermi. L'immagine del mio volto esanime la strazierebbe per tutta la vita. Abbracciarmi nell'aldilà. Ecco, questa è la ciocca dei suoi capelli che anni ha tagliato, chiedendomi di conservarla. L'ho custodita amorevolmente durante tutti questi anni e pensavo di portarla con me nella tomba. Ora che so che rivedrò il mio piccolo lassù in paradiso, segnala a lei, allevierà il suo dolore e le darà la conferma che io sono Enoch. Tre notti trascorsero durante le quali Miriam vegliò Enoch maciato e pressoché immobile. Ad un tratto s'udì fortissimo il rumore di un'ondata che riecheggiò casa per casa in tutto il villaggio. Svegliato dal clamore, Enoch balzò sul letto, distese le braccia e urlò quanto poté: «Una vela! Una vela! Sono salvo!» Spirito eroe.